con tutti questi, no, che sono cresciuti, tu perdi col Monza, perdi col Maccabi, perdi con la Sampdoria, pareggi con la Fiorentina, perdi con squadre innominabili. Vinci andata e ritorno con l'Inter, vinci con la Lazio, elimini la Lazio con Oh, la Lazio, se vuoi le dici tutti. No, se vuoi però le dici tutti, bravo. sei in Io pratica di vedo i risultati e i risultati sono che la Juve gioca male. Va bene? E devi arrenderti una volta ma per io tutte. no, Questo no. allenatore, aspetta, adesso hai parlato, io sono stato in silenzio, adesso ascolta. Va Guarda, bene? noi Questo facciamo allenatore, da tempo quando è libero. tornato, va bene, ha fatto solo disastri. Disastri su disastri. Va bene? Ha detto che quella squadra di Pirlo era da scudetto, oggi viene a dire che se voleva vincere andava da un'altra parte. Già ti dovresti dissociare da questo allenatore qua che fa queste dichiarazioni. Questo ha fallito sulla preparazione fisica, ha fallito sui risultati, ha fallito sul gioco, ha fallito da manager, ha fallito su tutti i campi. Ha fallito! Mettetevelo in testa! È inutile che trovate alibi! Ha fallito! Punto! Chiuso il discorso! Glielo faccia rispondere. No, vabbè, visto che ti piace il monologo, va bene. Se Ma vuoi non è aggiungere monologo, io qualcos'altro, ti ho aggiungo. detto la mia. No, Gianni, ma il discorso è che Un po' tanto irrispettoso, sono le stesse cose che si ripetono da una vita. eh? E Io se posso essere purtroppo d'accordo non è con cambiato te. nulla e si ripete, cosa devo Ok, dire? vediamo l'anno prossimo. Vediamo l'anno Vediamo prossimo. l'anno prossimo. Sperando che Cosa stia fai? Ti sbagliando. aggreghi a quelli che hanno fatto i post sogno del Neri, così la Juventus va male che dovete rompere ancora la minchia con Allegri? No, non sono mica come gente che critica E Allegri a basta, prescindere dai, io. arrendetevi, anzi, mettiamoci d'accordo adesso che siamo qua tutti e quattro. Quando è che ti devo fare il gavettone di birra in diretta? Perché Me lo lo puoi fare adesso. fai, no, che in diretta, lo No. facciamo video, almeno monetizziamo qualcosa, che in Hai diretta. capito? No, In lo diretta, faremo. gavettone, inizio campionato, ho detto che la Juventus con questo allenatore non vincerà nulla. E abbiamo scommesso un gavettone di birra in piazza Parma. Me lo È vero, fai, me me lo lo fai, ricordo, me me lo lo ricordo. fai. Però, quello, Un attimo, scusate. concludendo. L'uomo che ha festeggiato. Lui che Buonasera. mi prendeva per il culo quando battevamo la Cremonese in chat, poi vince di corto muso con la Cremonese, però funziona così. Complimenti alla Lazio per la splendida Ciao, stagione, è Buonasera. memorabile. No, una cosa per concludere sulla Juve, poi una domanda che volevo farvi. Considerando anche le dichiarazioni di Allegri post partita, secondo voi resta o... Allora, aspetta che finisco di leggervele perché ci sono qualche frase che non vi abbiamo letto. Se guardate la classifica e dite che la Juventus ha fatto una stagione sbagliata, non lo accettiamo. Sul campo Allenatore. siamo ancora tra le prime quattro. Allora, io volevo dire soltanto una cosa su Allegri, cioè su Allegri, sulla Juventus in generale. Qui stiamo a parlare Allegri out, se non ci fosse Allegri, Allegri si è preso responsabilità e tutto quanto, no? Purtroppo non abbiamo la controprova, no? Non c'è una sfera che ci fa tornare indietro, cambiare Allegri e vedere come sarebbe andata la Juventus. Quindi ti prendi la squadra, te la prendi sulle spalle, sei un signore, sei un grandissimo allenatore, se ti reputi un grandissimo allenatore, però adesso ti prendi responsabilità di quello che hai fatto, come dice Gianni. Hai fallito, purtroppo, hai fallito in qualsiasi ambito, manageriale, tattico, tutto quello che vuoi. Quindi adesso prendi le tue responsabilità e giustamente vai via. Il prossimo anno avrà ragione Zurlo, avrà ragione Gianni, avrà ragione io, avrà ragione Pandorino, Ortelli, Giulia, chi cazzo vuoi tu? Però adesso, in questo momento, devi fare un passo indietro e andartene, punto e basta. Cioè, o te ne vai tu o la società. Se è seria la caccia. August, secondo te se ne deve andare Allegri? Faccio il Beh, pool, faccio il pool. sto guardando la classifica, ci avrebbe 69 punti pure senza la penalizzazione. Ma onestamente credo che per iniziare un nuovo ciclo è necessario dare una sterzata e Allegri mi sembra la prima cosa da fare, ecco, anche però prendere un direttore sportivo, però ecco, una delle prime, io prenderei cambiare tutto, perché comunque avere dei retaggi delle vecchie stagioni, quando tu cambi pagina, secondo me non va mai bene, Aspetta, ma sei No, chiaro? ma Io anche sono perché d'accordo, scusate, eh? posso intervenire un Sono attimo? Scusate una cosa, cioè d'accordo. No, vai. adesso però ci vuole anche secondo me la coerenza, no? Allora voi mi venite a dire che il Milan ha fatto una stagione da 4,5, ma poniamo anche che la Juve senza punti, cioè, la mettiamo quarta. La Juve è uscita ai gironi di Champions con quella rosa. Io me lo ricordo quando stavamo qui a inizio campionato tutti a dire la Juve c'ha una delle Votate rose raga più al forti. pool, La Juve non quest'anno fate i doveva bot. concorrere
la Juve doveva concorrere per lo scudetto, punto, e doveva almeno passare i gironi di Champions. Rosa al completo, sono d'accordo, Giulia. Rosa al completo. Ho capito, Simone, ma tutti ci hanno avuto degli infortuni adesso, non si, cioè, c'è stato un mondiale pure di mezzo, capito? Cioè, questo Simone, vale però ti posso dire una cosa, la cosa peggiore della Juventus che io ho notato è il fatto non dei risultati, di non aver costruito nulla per la prossima stagione. Ma io sono d'accordo, io sono il primo che riparte da Allegri, io non riparto da Allegri. Simo, sai qual è la cosa strana? Che almeno in passato Allegri faceva così, era uguale, il gioco era quello, che, cioè, che non c'era, però era, sai quella squadra, non so, cattiva, che comunque se c'è da fare un mezzo contrasto in più lo vince sempre, sulla che seconda palla arriva sempre. Oggi la Juve inizia benino, poi prende un gol nel suo, tra virgolette, momento migliore e muore, perché non ha più le palle di quella Juve là, di Allegri. È questo che, cioè, almeno non giochi, però almeno entri in campo con le palle, capito? No, Manfred, perdonami, tra questo Allegri e l'Allegri di qualche anno fa c'è solamente una piccola differenza, il fatto che Allegri vinca. Cioè, io non capisco perché 5 anni fa la gente, quando Allegri comunque non costruiva, non potenziava i giocatori, non faceva niente, ma vinceva, non diceva nulla, e quest'anno tutti si lamentano. Secondo me ad Allegri non cambia niente tra questo e quell'altro. Se Allegri quest'anno avesse vinto un trofeo, non gli poteva dire nulla. È stato sfortunato. Ma appunto, un conto è se vinci, un conto è se vinci. È stato sfortunato. Poi scusate, poi gli hai visto Allegri contro chi giocava, no, Giulia, che non c'aveva rivali. Giulia, dai. Vabbè, dai, no, questo discorso non l'accetto. Ma è vero. Ma tu l'anno scorso hai vinto lo scudetto perché l'ha perso l'Inter. Che cazzo di discorso è? Tu vinci lo scudetto perché l'Inter si suicida, perché l'anno scorso l'Inter perde 14 partite, fa schifo al cazzo per quello, perché l'anno scorso era imbarazzante. Io non vengo a dirti una cosa del genere, perdonami, Ricominciamo con questa storia dello scudetto. Tu l'hai fatto con Allegri, parlare dello scudetto dell'anno scorso. Tu l'anno scorso l'hai vinto perché l'ha perso l'Inter. Ancora, se, ancora. L'ha perso l'Inter. Sono contenta. Cosa c'entra con Allegri? Di Allegri, capito? No, no, no. Quando non c'erano altre squadre. Sì. Non è cazzata. Cazzata, Napoli era forte, la Roma era forte. L'Inter comunque veniva a Torino a giocarsela sempre. Ma quest'anno, parlami della stagione di Allegri quest'anno. Parlami. Con quella rosa. Allegri quest'anno non vince un trofeo perché? Perché a San Siro gli va di sfiga, perché a Siviglia veramente perché una presa. No, no, a Siviglia è stata la UEFA. A Siviglia è stata la UEFA e in campionato è stata la FIGC che ci ha tolto 18.000 punti. Se vabbè, tu non togli vabbè punti. No, no, Giulia, perdonami. Ma scusa, ma con i, ma scusa, con i punti, ascoltami, con i punti quant'eri? Anche tu finivi la stagione quarto, secondo te è una buona stagione, è un successo con quella rosa fuori ai gironi di Champions, con quel girone. Se tu togli la storia, se tu togli la storia appena edizione, Giulia, semplice, se tu togli la storia penalizzazione per la mentalità, la Juventus vince o completa l'Europa League, perché l'hai sentita? Ma sì, no, perché lo spogliatoio la sente sta storia, la sente sta storia lo spogliatoio. Allora vi faccio vedere come è finito il sondaggio, eccolo qui, secondo la chat all'80% Allegri dovrebbe dimettersi. Ora chi dimettersi di mettere nessuno, ragazzi. Secondo la chat, secondo la chat. Manfred, fammi un piacere, tu che sei molto intelligente, più di quelli che votano. Chiedi a questi qua, questo 80%, cosa farebbero loro? Chi prenderebbero? Se vogliono Ortelli, Pandolini, tra un po' vediamo i nomi possibili. Ma non cambiamo, la Juventus, ho capito, fare domande, facci rispondere. Vista contrattuale, io sapevo che se non entra in Champions League, Allegri non ha il rinnovato sul mai. Campo, se sul campo ci entra, ma sul campo ci mancano 2 punti, non è che sta al limite, quindi la partita. No, ma comunque ti dico, lui ha ribadito in conferenza Nagelsmann, comunque dicono. Lui ha ribadito in conferenza che lui ha altri 2 anni di contratto a prescindere, quindi poi là bisognerà vedere. Secondo me è un po' il gioco delle parti. Io credo che alla fine andrà via. Ma al di là di questo, comunque, se c'è quella clausola e la Juventus perde l'ultima, il Milan vince l'ultima, io basta pure il pareggio, credo, perché il Milan si ha vinto tutte e due le volte con la Juventus. Tecnicamente, poi lui arriva quinto, pure se con la penalizzazione azzerata. Sì, ma, raga, comunque quando cominciano a parlare così dirigenza con dichiarazioni stampa, Allegri con le sue dichiarazioni dove non sono comunque d'accordo, raga, secondo me c'è marea, cioè è chiara questa cosa. Come Spalletti e De Laurenti, hanno iniziato una settimana fa e oggi è arrivata la notizia ufficiale.